Oggi torno a parlare di tendenze, di novità per l'anno in corso, in particolare parlerò di make-up sposa, ovvero di trucco sposa. Siccome sono stata ripresa perché usiamo troppi termini americani e inglesi, lo dico anche in italiano, trucco sposa. Sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento. Se amate il mondo dei matrimoni, iscrivetevi subito al canale YouTube e se siete delle spose andate su matrimonicollaccento.it e cliccate sul pulsante Unisciti a noi, così entrerete a far parte del magico mondo delle spose con l'accento. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione che ha portato verso un make-up che viene chiamato super glow, cioè con un effetto molto lucido, con la pelle un po' con effetto plump, anche questo è un termine in inglese ma si usa così per dire un po' con la pelle tesa, lucida, un po' gonfia, e questa era la tendenza negli ultimi anni. Mi sono chiesta se il make-up va sempre in questa direzione e come sempre faccio quando un argomento non mi appartiene al 100% perché non sono un'esperta, ho chiesto consiglio ad un'esperta. Mi sono rivolta alla meravigliosa Francesca Ragone, che sicuramente conoscete, che è in realtà una total look therapist e che per le sue spose si prende cura di make up e anche di acconciatura, ma in generale di total look. È un'esperta di look, ma ha anche una sua linea di trucchi, quindi nel make up è particolarmente forte. E le ho chiesto come va questa tendenza luminosa. Mi ha confermato in realtà le mie sensazioni, per cui questa cosa sta un po' cambiando. Si sta tornando ad un trucco un po' più matte, quindi un po' più opaco, un po' più naturale, dove magari la luce viene data solo in alcuni punti, per esempio sugli occhi o con un gloss sulle labbra, però il trucco in generale ha un aspetto più opaco, ovvero più naturale, anche perché va detto che l'effetto super glow, l'effetto luminosissimo e lucidissimo, lasciava un po' perplesse tutte le spose che hanno la pelle mista o la pelle grassa, perché non è proprio il massimo per chi ha la pelle grassa avere l'effetto trucco lucido. E quindi saranno molto contente di sapere che siamo tornati ad un effetto un pochino più opaco e ad un trucco più naturale, quindi non un effetto maschera. Ma Francesca giustamente mi dice: se si vuole un trucco naturale, c'è una cosa che è fondamentale, che la pelle sia sana, che sia pronta ad accogliere il trucco, perché se noi su una pelle che è rovinata, che è spenta, che ha dei problemi, vogliamo fare un trucco estremamente naturale, non riusciamo ad ottenere un bell'effetto. Se invece la pelle è sana, è curata, è stata trattata nella maniera corretta, allora un trucco super naturale verrà benissimo e la sposa sarà meravigliosa. Quindi questo è il primissimo aspetto sul quale lei ha voluto spingere e dire: prendetevi cura della vostra pelle, care spose, non pensateci un mese prima del matrimonio. È un percorso la pelle sana ed è l'aspetto più importante in assoluto se si vuole un trucco naturale. Per quanto riguarda poi i trend, è vero che adesso appunto andiamo verso l'opaco, c'è questo trend di trucco molto naturale, però c'è un'altra cosa da considerare che è molto importante e anche Francesca me l'ha sottolineato. Il concetto principale è la personalizzazione del progetto sulla sposa. Quindi non possiamo parlare di trucco che vada bene per tutte, di uno stile che vada bene per tutte, perché ogni sposa ha la sua personalità, avrà scelto un certo look per il matrimonio, ci sarà un certo stile generale, per esempio se ha scelto un abito retro anni 60 sicuramente ci sta bene un trucco adeguato che richiama il trucco di quegli anni, però in linea generale ogni sposa ha un suo carattere, ha una sua personalità che va rispettata al giorno del matrimonio, quindi la personalizzazione è in assoluto la cosa più importante. Importante che il make-up ricordi la sposa così com'è. E se mi seguite da un po' di tempo lo sapete, perché io questa cosa l'ho detta un sacco di volte: non c'è frase peggiore ad un matrimonio quando arriva la sposa di sentir dire: ma guarda com'è bella la sposa, non sembra neanche lei. Ma come non sembra neanche lei? La sposa deve sembrare lei, più bella, ma lei deve rispettare assolutamente la sua personalità quel giorno, più che ogni altro giorno. E devo dire che facendo le mie ricerche online, guardando anche i vari gruppi di spose che ci sono, ho notato che in alcune zone d'Italia ci sono delle estetiste, delle make-up artist che invece sono rimaste ancorate ad un vecchio concetto di trucco sposa, il trucco pesantissimo, quel trucco che risulta una maschera,
tanto fondotinta, tanta base, gli occhi marcatissimi, pesanti, con delle ciglia lunghissime e finte. Ancora c'è questo trucco che andava di moda tanti anni fa e ancora viene riproposto. E io vedo spose che pubblicano foto della loro prova trucco e chiedono alle altre spose: come vi sembra? Mi sembra una maschera, non è un trucco normale. Quindi io inviterei tutte le make-up artist d'Italia di innovarsi, di guardare un po' le tendenze che ci sono, che arrivano anche dagli altri paesi, ma ci sono anche in Italia delle tendenze che richiamano ad un trucco molto più naturale, molto più leggero. È vero che la sposa quel giorno deve essere perfetta nelle foto e nei video che rimarranno per tutta la vita, ma deve essere perfetta anche quando la vedi così, vis-à-vis, dal vivo. Deve essere perfetta, non deve essere esagerata. Quei trucchi pesanti sono brutti, mettetevelo in testa, sono brutti, ma universalmente brutti, non è che ci si può discutere su questa cosa, ci vuole un trucco un pochino più rispettoso del volto della sposa e delle sue caratteristiche. Come sempre sostengo, il make-up di una sposa, il trucco, non va sottovalutato. Affidatevi, anche se siete bravissime a truccarvi, considerate di affidarvi ad un professionista, non solo perché sarete belle dal vivo e sarete belle nelle foto, ma anche perché quel giorno sapere di essere in buone mani, nelle mani di una persona esperta che si prenderà cura di voi e vi permette di rilassarvi e di non farvi il trucco con la mano magari tremolante perché quel giorno sarete emozionate, fa la differenza. Non sono soldi buttati, io leggo queste frasi, mi rattristano molto perché è un investimento sulla serenità di una giornata in cui avete tanti motivi per essere agitate e quello non deve essere uno di quei motivi, ma anche sul risultato futuro di tutti i ricordi che avrete. Quindi pensateci, non pensate al fai da te per il make-up perché è veramente un gran peccato. Concludo con un altro trend che invece ho riscontrato facendo le mie ricerche, perché ci sono tantissime spose che sono sempre più attente all'ambiente e quindi cercano un matrimonio sostenibile. Se ne parla tanto adesso di matrimonio sostenibile e il make-up è uno di quegli elementi che può far parte del mondo sostenibile, perché ci sono dei trucchi che sono più rispettosi della natura, perché magari non contengono nulla di chimico, perché sono cruelty free, non sono testati sugli animali, o sono vegani e non contengono nulla di animale. Quindi se siete interessati ad un matrimonio sostenibile, sappiate che anche nel momento in cui dovrete pensare al vostro make-up potete fare una ricerca specifica di make-up sostenibile. E se questo argomento vi interessa, scrivetemelo nei commenti, perché magari potrei fare un video proprio dedicato a questo, al make-up sostenibile, anzi al trucco sostenibile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!